Un saluto a tutti quanti i nostri video amatori, youtuber, che ci seguono sul canale YouTube La Città del Crati TV. Come sempre un mi piace a noi fa piacere e dà carica per andare avanti ancora nell'inserire opere, inserire momenti di gioia in questo nostro canale. Parliamo di poeti, parliamo di narratori. Questo è un poeta, un narratore, uno scrittore particolare, Alfredo Cuervo Barrero, scusate. È un particolare questo poeta, è particolare perché ha scritto alcune opere che alcuni sicuramente capiranno e leggeranno, anche se non è una vera e propria storia, dietro di lui non c'è ancora Wikipedia, non ha scritto qualcosa su di lui, però il professor Mungo poi ci chiarirà ancora meglio chi è questo Alfredo Cuervo Barrero, e infatti lascerò poi a lui, al professor Mungo, di leggere qualcosa di questo noto e particolare poeta. Alfredo Cuervo Barrero dice poco, ai più bisogna fare delle ricerche molto approfondite per capire più o meno di chi si tratta, ma anche se non è un nome molto noto, sappiamo che fu ammiratore di Neruda e che ebbe con lui una specie di consonanza. E sotto il nome di Neruda ebbe anche l'ardire di pubblicare alcuni versi. Barrero era in buona fede e all'oscuro di tutto quando questo avvenne, perché non pensava che i versi sarebbero stati editi. Di questo autore vi leggerò dei versi. È proibito piangere senza imparare, svegliarti la mattina senza sapere che fare, avere paura dei tuoi ricordi. È proibito non sorridere ai problemi, non lottare per quello in cui tu credi e desistere per paura. Non cercare di trasformare i tuoi sogni in realtà. È proibito non mostrare il tuo amore, far pagare agli altri i tuoi malumori. È proibito abbandonare i tuoi amici, non cercare di comprendere coloro che ti stanno accanto e chiamarli solo quando ne hai bisogno. È proibito non essere te stesso davanti alla gente, fingere davanti alle persone che non ti interessano, essere gentile solo con chi si ricorda di te, dimenticare tutti coloro che ti amano. È proibito non fare le cose per te stesso, avere paura della vita e dei suoi compromessi, non vivere ogni giorno come se fosse il tuo ultimo respiro. È proibito sentire la mancanza di qualcuno senza gioire, dimenticare i suoi occhi e le sue risate, solo perché le vostre strade hanno smesso di abbracciarsi. Dimenticare il passato e farlo scontare al presente. È proibito non cercare di comprendere le persone, pensare che le loro vite valgono meno della tua, non credere che ciascuno tiene il proprio cammino nelle sue mani. È proibito non creare la tua storia, non avere neanche un momento per la gente che ha bisogno di te. Non comprendere ciò che la vita ti dona, allo stesso modo non te lo puoi togliere. È proibito non cercare la tua felicità,
Non vivere la tua vita pensando positivo. Non pensare che possiamo solo migliorare. Non sentire che, senza di te, questo mondo non sarebbe lo stesso.